Entio e Denso Avitabile, se ti avessi ora qui a Sottoporta Show su Radio No Frontiere post gara di Napoli-Genoa 3-1 in questo 21 marzo 2016. Come promesso, dopo questo pezzo musicale, abbiamo Francesco Pollasto di napoletanosinasce.com. Ciao Francesco, ben ritrovato con noi, come stai? Tutto bene? Ciao carissimo Raffaele, ciao, ciao a tutti e due gli ascoltatori. Caro Diciamo un Francesco, po' afono, semplicemente. Prova a immaginare il motivo, ecco, o è per la gara prima del Napoli o è per il Napoli in sé per sé, chiaramente. Allora, e Diciamo ti... che ieri è stata anche una giornata importante perché tu sai, no, che io sono a Brindisi, per cui ieri abbiamo inaugurato il primo club Napoli Brindisi, Ah, quindi onoro fantastico! di essere vicepresidente. Sinceramente non sapevo che la comunità napoletana qua a Brindisi fosse così cospicua. Siamo già più di 180 persone, tanti Caspiterina. altri, sì, tutti napoletani o comunque della Campania. Ottimo, e allora aggiungo da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione chiaramente un saluto al Neo Napoli Club e questo ci fa enormemente piacere. E, caro Francesco, io voglio partire subito con una domanda leggerina, ma quanto ti sei arrabbiato ieri vedendo Torino-Juventus? E aggiungo io, ora... potevamo parlare di un Napoli a meno uno dall'attuale capolista. Allora, io non mi sono arrabbiato per nulla, perché io non ho scontato che comunque la Juve venga, tra virgolette, favorita. Per cui la fase dell'arrabbiatura l'ho superata a 18 anni, quando concesse la Juventus. Meno uno, abbiamo una responsabilità non indifferente perché noi stavamo comunque davanti. Ah, beh, Per cui certamente, è il certamente. Napoli che ha perso terreno, e alla fine loro, Sicuramente. con Iudini o senza Iudini, o la sudditanza psicologica che mo ci va di moda, no, sta parola Sì, sinceramente molto. sulla quale io vorrei fare solo un inciso, l'ho scritto pure ieri, come tu sai, io Sì. quando scrivo i pezzi non è che poi sono così tante luci e sale, no, come si dice a no. Cioè, alla fine io l'ho detto che comunque io sono un professionista pure in altri ambiti, tu lo sai, per Certo. cui insomma, ci vuole anche etica quando si svolge una professione. Perché un arbitro professionista che guadagna insomma fiori di soldi, migliaia di euro, hanno calcolato qualcosa come del 30-40 mila euro a campionato più premi, Ecco, non poco. secondo, non si potrebbe mai permettere il lusso di avere una sudditanza, ma manco psicologico, ma niente. Per cui insomma, hanno coniato questo neologismo che noi sicuramente manderemo alla Crusca, ma in realtà semplicemente favorire il più forte. Poi perché e per come ieri sera le trasmissioni napoletane sono sbizzarrite, chi diceva una cosa, chi mi diceva un'altra, insomma alla fine siamo sempre là. La colpa, tra virgolette, se possiamo parlare di colpa, è del Napoli. Il Napoli era avanti alla Juve e il Napoli ha perso il terreno. Poi se vuoi possiamo analizzare il perché, però Certo. alla fine è quello il discorso. Beh, ad oggi l'unico grande rammarico è quello del Rammarico. match di Torino, perché ad oggi possiamo dirlo, il Napoli. Però vedi, il match di Torino io l'ho definito un caso, c'è solo un caso che la Juve abbia trovato la deviazione. Non è che hanno vinto una partita perché hanno giocato meglio, perché se la sono meritata. Il caso poteva venire a favore del Napoli, ma è un caso, cioè un caso non fa una squadra più forte o non fa. Ha voluto semplicemente favorire loro, va bene così, Sicuramente cioè, sì, voglio dire, alla sicuramente sì. fine abbiamo appurato, anzi una cosa secondo me molto importante che pochi addetti ai lavori hanno evidenziato, questa cosa sinceramente mi ha colpito in maniera negativa, Dici? cioè che un fallo grave come da referto dell'arbitro, cioè quello della fattispecie di Zazza, sulle caviglie o comunque sulla gamba, valga meno di uno scherno o comunque di un atteggiamento ironico come potrebbe essere con Gobbia piuttosto che un altro giocatore, perché se quello me lo Certo. definisci fallo grave dove magari un giocatore ci può rimettere la carriera o se non altro ci può rimettere un campionato, oltre ovviamente tutte le terapie e le cose che deve fare, e Sicuramente. un applauso all'arbitro vale 2 o 3 giornate, insomma, secondo me non c'è corrispondenza, siamo al ridicolo, ma il sistema è un paese che Assolutamente, comunque sta andando assolutamente. a rotoli, per cui c'è
ci meravigliamo proprio in niente ormai. No, anzi, aggiungo io, purtroppo è un mal abituarsi, ecco, a questi comportamenti. Bene, esempio, anche quello di Bonucci ieri. Esatto. In realtà a me mi ha fatto ridere, perché è diventato semplicemente una foto virale da mostrare ai, che ne so, agli amici juventini, no? Sì. Però non ha scaturito quell'indignazione, quella rabbia sportiva, ovviamente. Certo. E poi vedi, fondamentalmente nessuno dice: beh, allora, abbiamo le prove, caro Bonucci, le abbiamo graziato per 9 giornate, perché veramente, no? Quelli sono intoccabili. E quindi devi andare. Cioè, se uno fa un applauso all'arbitro si prende 3 giornate di squalifica. Bonucci ti ha una testata in bocca, non è niente per nessuno. Per me Rizzoli a questo punto dovrebbe semplicemente lasciare e andare via. Però poi dopo non può diventare designatore. È vero. Che poi fra l'altro, se ti ricordi, Francesco, che poi diventerà designatore. Chi lo designa? Io. Che poi fra l'altro, se ti ricordi, anche con Totti, ecco, se non era sempre Rizzoli, correggimi se sbaglio. Sì. Insomma, vabbè, ma all'epoca la Roma chi ce l'aveva in mano? E chi era Sensi? Ecco. Il potere politico, tu ti ricordi quando il Cagliari ha vinto lo scudetto? Sono abbastanza giovane, forse, beh, materialmente no, però sì, quello sì. Perché in Sardegna sono iniziate centinaia di migliaia di trivellazioni per perché si diceva che c'era il Perrone. Questo è un esempio banale che ti voglio fare. No, vabbè, ma è chiarissimo il tuo punto di vista, ecco. Se sei d'accordo, ecco, io ora mi concentrerei anche e soprattutto su Napoli-Genoa. 3 punti fondamentali più per la rincorsa al primo posto o soprattutto per il +7 sulla Roma? Io opterei per la seconda, l'ho prescritto. E sono d'accordo con te. Assolutamente, guarda, è stato veramente per noi una cosa troppo importante, troppo, pure perché con la Roma c'è derby, sappiamo che derby insomma è una partita sì, dove si caricheranno, si galvanizzeranno, anche se io l'ho vista come Inter, e devo essere sincero, anch'io, tutta questa enfasi che parlavamo di questa Roma così bella, così ma io sinceramente non l'ho vista. No, infatti, una Roma decisamente sottotono, ma anche per meriti. Però dell'Inter, le così fortunate ti danno dei problemi. Vero. Quindi è meglio tenerle a debita distanza dalla offerta. No, assolutamente, anche perché poi ci sarà lo scontro diretto appunto fra noi e la Roma fra qualche giornata. A Roma però. Esatto, sì, però a Roma, quindi è doppiamente importante, ecco, fare questo allungo sulla formazione giallorossa, chissà poi nel derby. Boh, è una bella domanda questa. Io spero di no, ecco, anche perché Garcia pure all'andata invece a Napoli fece una cosa simile. Hanno parcheggiato più Pullman a Napoli, no? Che l'hanno rimessa. Bella battuta, mi è piaciuta molto, caro Francesco. E beh, speriamo invece di vedere una partita di calcio. Io sono rimasto molto deluso da quella gara con i giallorossi, ma è anche pur vero che se giochi con il Napoli sono dolori. Anche la Juve è interpretata dalla partita allo stesso modo, anche il Milan. Vero. Per vedere questi squadroni, no, così ablasonati, così potenti, secorazzati come si dice la gazzetta, mettersi auto in difesa contro una squadretta, sempre come si definisce, sì, non ti preoccupare. Non so, a che punto. No, poi fra l'altro loro si lamentano in Europa, ma se si gioca così c'è poco da fare poi. Vabbè, noi in Europa abbiamo sempre fatto delle bellissime figure, poi lascia perdere, mo purtroppo il Villarreal a noi si è caricato in un momento di stanchezza collettiva. È vero. E quindi, ma altrimenti io penso che se il Napoli avesse preso il Villarreal, che ne so io, da novembre, cioè il Villarreal avrebbe fatto la fine delle altre. Sì, sicuramente. E poi fra l'altro il Napoli meritava sicuramente di più con la formazione spagnola, e il momento del Villarreal è comunque buono, anche perché recentemente proprio ieri ha pareggiato con il Barcellona, non proprio l'ultima squadra del mondo. Sì, ho visto, c'è 2-3, dopo pareggiare 2-2 il Barcellona. Il discorso è che il Napoli è la squadra paradossalmente più spagnola,
il campionato italiano, come dico, come modo di giocare, veramente, come modo di interpretare la partita. Forse secondo me bisognerebbe analizzare il motivo per il quale Sarri si è impuntato su quei 13-14 elementi, si è impuntato, cioè, nel senso tecnico, ovviamente. Certo. Cioè, non lo so, mai utilizzare un Gabbiadini o uno Scialobana, che non so io, piuttosto che magari un difensore. Tu dici cambiare comunque qualche cosa al ritorno? Non lo so, io dico, mi chiedo come mai lui si sia focalizzato solo su quei 13-14 elementi, perché a questo punto come mai poi a gennaio il Napoli comunque ha voluto fare degli acquisti? Perché allora fra l'altro non sono stati mai utilizzati, se non erro. Vabbè, perché Grazie comunque si è fatto male, infatti, lo sapevamo che comunque la riserva delle riserve, no, voglio dire, sì, assolutamente. Un giocatore che non avrebbe mai visto il campo. Beh, con il senno del poi, fra l'altro, ci serviva come il pane. Esatto. Sono d'accordissimo con te. Abbiamo preso un'incognita, una scommessa. Sicuramente un buon giocatore, ma come dici tu, è un giocatore ancora tutto da scoprire. È giovane, poi chissà. L'anno scorso era il migliore d'Italia a Napoli. Ma quando entri in un grande club, in una squadra che comunque viene costruita, vedi i primi 5-6 posti, quindi 3 posti, quindi 2 posti, come la vogliamo definire? Primo glielo do sempre a loro, perché tanto ormai non perché glielo devono dare, no? Infatti, quindi infatti. Cioè, lasciamoli perdere quelli, no, Rattorino, no? No, vabbè, no. Oggettivamente non c'è, cioè, so, sinceramente non ho proprio capito questa cosa, pure perché non è che ha speso poco, No, infatti beh, con il senno del poi effettivamente questi soldi potevano essere sicuramente essere reinvestiti anche in altro, anche risparmiati, cioè alla fine anche risparmiati, giusto, niente di che ti compaceva, insomma, non risparmiando direttamente, magari investiti poi in estate direttamente e beh, sì, trovavi comunque un gruzzoletto. Sì, decisamente sì, anche perché comunque poi io mi voglio portare un pochettino avanti. Il Napoli ha come obiettivo primario quello del ritorno in Champions e lì ci aspettiamo qualcosa di più, ecco, non solo da parte di De Laurentiis, poi chiaramente, insomma, avendo giocando su tre fronti, ecco, ci si aspetta degli acquisti importanti. Secondo me la presenza di Giuntoli non implica necessariamente che il Napoli vada a prendere dei campioni. La presenza di Giuntoli invece, secondo me, implica un ragionamento in sede di mercato totalmente differente. Secondo te da che punto di vista? Voci interne parlano di inglese, insomma, questi soggetti qua. Tu dici giocatori comunque in aggiunta, ma che non ti danno niente di più, eccetera eccetera, che poi domani diventeranno, si spera, insomma, i nuovi Giorgini, i nuovi Insigne. Certo. Ci aspettiamo sempre domani. diventa difficile poi. Una certa cosa, non ti parlo domani. No, diventa poi complicato effettivamente poter porre le basi per qualcosa di più. La presenza di Giunti fondamentalmente implica questo. Il Napoli con Giunti non è che ha prestato giocatori di livello internazionale. No. Perché Giunti è bravo su questo. Sì. Sul trovare il ragazzetto, trovare il campioncino, insomma, combattere a poco e fatelo crescere. Idem Sarri. Certo. Sarri con i giocatori lavora benissimo. Sicuramente sì. È la storia che parla, voglio dire. Ma hai pienamente ragione. Se il Napoli vuole continuare su questa lunghezza d'onda, io ti dico subito che secondo me un piccolissimo saccheggio all'Atalanta e uno al Bologna andrebbe fatto. Io ieri ho visto l'Atalanta-Bologna e secondo me Diawara è da comprare. Poi, per carità, ragionando sempre da quest'ottica, e poi è chiaro, in quest'ottica, è chiaro che poi per vincere anche una banalissima Coppa Italia, per dire, servono i campioni, servono comunque i giocatori affermati, ecco. Vabbè, io ti ho detto la Coppa Italia per dire una cosa, chiaramente, questo è giusto per dire un trofeo, ecco. Ma tutto dipende dagli obiettivi, innanzitutto, della società. E se l'anno prossimo in Napoli, per dire, come noi ci auguriamo e come sicuramente sarà, batterà tutti i record possibili e immaginabili della storia del club,
vuole almeno arrivare, che ne so, agli ottavi e ai quarti di Champions, e allora farà un mercato che gli consentirà almeno sulla carta di essere competitiva, perché non penso che Napoli farà mai una squadra per vincere la Champions. È molto complesso. Tra 10 anni, poi voglio dire, se si tiene Higuain e a fianco gli compra Lewandowski, faccio un esempio, per sì, un fisso, allora dice vabbè, questo vuole fondare una cosa che non accadrà, né mai né mai. Per cui vediamo questo futuro con Higuain che cosa succede, ma non solo con Higuain, che poi ovviamente le richieste iniziano a scioccare. Eh beh, certo. Le plusvalenze sono importanti. Sono importanti. 7 milioni pagato Culan, 5 milioni e mezzo pagato Koulibaly, 5 e mezzo pagato Jorginho, 40 pagato Higuain, e via dicendo, insomma. Ma mettono 20-30 per uno, 20-30 per un altro, 95 per quell'altro. E diventa un bel gruzzoletto. Ma 94 milioni tu lo cederesti Higuain? Domanda del secolo? Personalmente io sono per l'integrazione. Quindi lo terresti? Io sono sempre per l'integrazione. Però è ovvio che se mi vengono con 100 milioni, come fai a dire di no a 100 milioni? Cioè, secondo me nessuno potrebbe mai dire di no a 100 milioni, nemmeno Paris Saint Germain. No, infatti, assolutamente. Cioè, stiamo parlando di cifre che noi, alla fine, secondo me, nemmeno riusciamo a immaginare proprio fisicamente come sono fatti. Beh, no, cioè, io non li ho mai visti. Dei 40, dei 50, no? Quelli che insomma il Napoli l'ha pagato, cioè stiamo parlando di grosse cifre, dice vabbè, con i soldi della Champions tu puoi pure convenzare. Però se parliamo del doppio o qualcosa in più, è una cifra a 7-8-0, insomma, come fai a dire di no? Raffaele, ragazzi, si può dare. Beh, io mi accontenterei anche di uno solo, ecco, così potrei stare bene abbastanza, ecco, non sotto caro Francesco. Ma quello che De Laurentiis è così folle, perché quello è un uomo totalmente umorale, sì, che preso dalla magari dal gusto, diceva fermandoci, perché vediamo, questo non si è venduto. Beh, è riuscito in una sorta di mini impresa, ecco. No, ma magari dice ok, prende i soldi della Champions, me ne compro uno, lo compro buono e vediamo dove arriviamo. Beh sì, effettivamente può anche essere questo il ragionamento. Per ora siamo soltanto nel campo delle ipotesi, poi vedremo. Ipotesi, ovviamente. Però io ti ripeto, se viene folle, l'ha detto lui stesso, che ci sì, mette davanti in assegno a 95-100 milioni, ma io penso che nessuno, cioè, potrebbe mai dire di no. Cioè, veramente, come fai a dire di no? È impossibile. Molto difficile, veramente no, impossibile. Non è difficile, è impossibile. Assolutamente. Nessuno direbbe mai, no, guarda, non te lo vendo perché è il mio campione. No, assolutamente sì. Poi lo scopriremo solo in estate se arriverà questa fantomatica offerta con i tanti zeri, ecco, nell'assegno destinato al Napoli. Caro Francesco, io voglio ringraziarti per insomma essere intervenuto qui con noi, e beh, se hai dei saluti da fare te li lascio fare. È sempre un immenso piacere, lo sai, venire in diretta con te. Mi scuso perché non mi sento bene, per cui vado un pochettino di lento, però di solito, lo sai, sono un po' più carico. No, no, non ti preoccupare, anzi no. Voglio solo salutare i tuoi radioascoltatori, che sto vedendo sono tantissimi, e sono molto 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 contento per te, per il lavoro che fai. E niente, spero che ci risentiremo presto, magari mi troveremo tu un po' meglio. Non ti preoccupare, beh, pensa, diciamo così, pensa alla salute e poi non ti preoccupare, sicuramente ci risentiremo anche in altre future occasioni. Francesco, io ti ringrazio e ti auguro un buon proseguo. A voi, arrivederci, ciao.